Giovani e impresa, welfare e sviluppo locale con modelli di coprogrammazione e coprogettazione tra pubblico e privato. Sono questi alcuni dei temi principali della 19ª edizione dell'Happening della Solidarietà presentata stamattina al Palazzo degli Elefanti di Catania. L'evento, considerato tra i più importanti nel meridione sui temi del welfare e del terzo settore, vedrà cooperatori, imprenditori, amministratori, rappresentanti delle organizzazioni e cittadini impegnati in un confronto su generazioni di impatto, ridisegnare il welfare per le comunità. Un happening, come dice lei, chiaramente come richiama lei, che viene riconosciuto come uno degli eventi più importanti nel meridione sui temi del welfare. E noi questo lo diciamo con orgoglio perché la 19ª edizione rappresenta sempre più la crescita di questo percorso dell'happening, dove di fatto quest'anno nelle quattro sessioni andremo ad affrontare i temi che riguardano generazione di impatto per il rilancio di un nuovo welfare di comunità. Una città aperta al contributo e alle riflessioni degli operatori del settore nell'ambito appunto dei servizi sociali e da cui certamente, come dire, trarremo contributi fondamentali per la programmazione futura del welfare. Siamo in un contesto difficile nel quale le povertà aumentano e di contro le risorse disponibili sono sempre meno. Quindi occorre pianificare e programmare insieme a tutti gli attori del settore, al mondo dell'associazionismo e questi 2 giorni dell'happening e della solidarietà costituiscono a riguardo, come dire, un punto di raccordo fondamentale. Dobbiamo necessariamente collaborare e confrontarci su questi temi. Un tema del welfare che tra l'altro va rivisto anche in una chiave moderna, per dare risposte concrete e organiche ai tanti problemi della città di Catania.